Ha sofferto per buoni 50 minuti la Roma all'Olimpico prima di pareggiare la rete del Pisa segnata al 25esimo da Todesco e di vincere poi per 3-1. Il Pisa, specialmente nel primo tempo, si è battuto molto bene, ma più che per i suoi intrinseci meriti, ha potuto resistere soprattutto per l'imprecisione degli attaccanti giallorossi. Lidl ha schierato Ancelotti col numero 7 tenendo in panchina Chierico e Iorio. Così, senza punte autentiche, specialmente nella ripresa, vi è stata la sagra degli errori. Sbaglia clamorosamente Ancelotti al secondo minuto. Lo stesso Ancelotti ha una palla gol due minuti dopo, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. All'ottavo Conti dà a Maldera che tira, Mannini respinge male e Vianello salva sulla linea. Passa un minuto e la Roma ha un'altra ottima occasione, ma Pruzzo non riesce a deviare in rete. Subito dopo tenta ancora Maldera, ma il tiro angolato sfiora il palo. Al quindicesimo è Falcao a mancare la porta dopo essersi liberato sulla sinistra. Sbagliano anche i pisani al diciassettesimo, discesa di Casale che mette in area, ma Todesco si fa anticipare da Nela. Poi al trentesimo il pareggio della Roma su calcio di rigore per atterramento di Maldera da parte di Occhi Pinti. Dal dischetto è Pruzzo a battere Mannini. A questo punto Lidl sostituisce Nela con Iorio e sei minuti dopo si registra il raddoppio giallorosso. Tiro di Maldera non trattenuto da Mannini e Pruzzo mette in rete. Passano ancora 5 minuti e la Roma fissa il punteggio sul 3-1. Su punizione da 20 metri, Conti tocca per Maldera che manda la palla sotto l'incrocio dei pali.